Il 10 febbraio dal 2005 è la giornata dedicata al ricordo della tragedia delle foibe, questi grandi inghiottitoi carsici dove i partigiani jugoslavi dopo la seconda guerra mondiale gettarono i corpi, alcuni ancora in vita, di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnario e della Dalmazia per un numero compreso tra i 5 e i 10.000. Il Consiglio regionale della Basilicata ha inteso celebrare la giornata del ricordo presso la sala dell'Istituto Sant'Anna a Matera, rivolgendosi a diversi istituti scolastici della città. Quella del giorno del ricordo è una delle pagine probabilmente più brutte e buie della storia della nostra nazione, e durante appunto quella che è stata il secondo conflitto mondiale, ma anche dopo. Quindi avere ecco, oggi e poterlo condividere con i tanti ragazzi qui a Matera è un momento davvero importante, perché è importante conoscere la storia, è importante poter leggere la verità, no? Tra le pagine della storia, per poter davvero essere cittadini consapevoli, essere ragazzi curiosi, quindi poter sviluppare un loro senso critico, perché solo in questo modo possiamo essere certi che atrocità del genere possano non più verificarsi. La storia è un laboratorio di ricerca che porta a galla pian piano delle verità che prima non emergevano in maniera così netta. Il dubbio era che ci fossero, era ed è anche sollevato da parte, giustamente da parte di alcuni, che i libri di storia non fossero attendibili al 100% su molti eventi. E questo è vero per le foibe, è vero per tanti altri casi che magari in futuro emergeranno, e perché la storia purtroppo, come tutte le discipline in evoluzione, è la stessa scienza, no? non ha delle certezze assolute, e quindi ben vengano queste provocazioni, diciamo così, no? Che mettono anche in discussione quello che sapevamo, cercando di integrare le nostre conoscenze nel miglior modo possibile.